Oggi voglio raccontarvi una storia. Le note di questa canzone ci portano a dei ricordi molto belli. Vogliamo augurare a tutti un buon Natale, delle buone feste, dei propositi fantastici. E io sono un'interprete italiana, nata in questa terra di Puglia, e voglio cantarvi questa canzone, un po' in italiano, e poi ricordo di quelle note che si sentono in tutto il mondo e tutti i cantanti inneggiano all'amore per vivere un buon Natale. Fai anche tu un buon piccolo Natale, spingi il cuore su, d'ora in poi stai fuori dai tuoi guai, se puoi. Benvenute e benvenuti. Oggi una giornata e una serata interamente dedicate all'Atelier Rafiva. Giovanna, oggi siamo vestite. Io sono, posso dire, con questo capolavoro meraviglioso e mi sento quasi un manichino. Pensa te. Allora, grazie ovviamente a Raffaella, grazie a Ivana. Oggi vivremo questa giornata con loro, con tanti ospiti, tanta musica e questa sera l'evento per i 15 anni dell'Atelier Rafiva. Meraviglioso. Ci vediamo qui. Vicino a te, la gente strilla attorno, sto vicino a te, fino a che non dorma, sto vicino a
Oggi siamo ospiti dell'Atelier Rafiva, come abbiamo detto in apertura, e quindi presentiamo immediatamente Raffaella e Ivana, da cui ovviamente il nome ormai lo sanno tutti. 15 anni di attività. Auguri. Grazie. Allora, dobbiamo dire, Raffaella, che voi siete, come posso dire, un gruppo perfetto, anche se in un duo perfetto, perché comunque Ivana, oltre le idee, disegna, poi insieme scegliete le collezioni, però poi alla fine chi crea materialmente è davvero, no? Che poi è il punto forte di ogni atelier, sei tu, la sarta, che è un mestiere meraviglioso e ricercatissimo oggi, no? Sì, perché dal disegno poi parte tutto il lavoro. Il modello, realizzazione, tutto. Poi è normale che insieme gli accorgimenti, tutto ciò che bisogna completare il lavoro. Ed è una soddisfazione, certo, quando vediamo il risultato che va in passerella, che sfila, queste troppe. Insomma, anche ovviamente sull'altare o in qualsiasi altro posto, sempre, che possano essere le feste, anche perché appunto qui c'è anche l'alta moda, no? Da cerimonia e non anche per essere magari un po' più eleganti o un pochino più ricercate in situazioni, nelle situazioni più diverse. Cerchiamo di fare un vestito non i soliti, il particolare che... Oggi ne sono testimonianza. È vero. Allora, senti Ivana, 15 anni appunto dicevamo di attività, avete vestito qualsiasi fascia di età. Oggi abbiamo Silvia con noi, no? A proposito di matrimoni. Sì, allora, oggi proponiamo, durante questo anniversario, quindi questa festa che facciamo anche oggi, uno dei modelli è questo che indossa Silvia, che è un abito in tripla organza 100% seta, con dei piegoni, questo spacco quindi comunque molto moderno e questa rouge molto importante sulla spalla, corpetto completamente steccato e strutturato, ovviamente tutto realizzato da noi. Infatti questo è fondamentale, volevi dire sì. Raffaella che... No. Far vedere anche il particolare. Sì, se puoi girarti, grazie Silvia, così vediamo. Queste due fasce di gro. Ecco, cioè proprio il corpetto
diciamo, il corsetto, Il ecco, ricorda. corsetto classico proprio che è molto tornato, è una delle tendenze della sposa 2023, con il monospalla che è anche una di queste tendenze, però a prescindere dalle tendenze, diciamo, noi cerchiamo di Personalizzare, personalizzare ognuno. e dare il nostro Marchio. stile, appunto, il nostro marchio in modo che si contraddistinguano i nostri abiti da quello che è anche il commerciale, quello che si trova in giro. Ci sono altri due abiti o volevi dire Sì, qualcosa prima? ci sono degli abiti, altri due abiti che proponiamo oggi come capsule collection, quindi diciamo per questo anniversario, ed è questo abito sirena Incadi, adornato con delle perle. Che di solito, cioè, dicono che non si mettano al matrimonio, però via la scaramanzia nel 2022, anzi 2023, e quindi diamo questo particolare con queste perle a gradazione, piccole e grandi, con le maniche, quindi molto, molto moderno e molto attuale, molto pulito. Beh, direi che la perla è relativa, visto che comunque ormai ci si sposa a novembre, di venerdì, di Sì, Marte, il 17, il effettivamente è 13, vero. insomma, dai, Non diciamo. bisogna più credere a queste vecchie credenze, Infatti, se appunto. sei felice lo sei a prescindere. Va bene, l'altro abito invece, Ivana? L'altro abito è una sirena realizzata con una sovrapposizione di tessuti, tra i quali questa rete paillettata geometrica, quindi con questa forma di rombi. E poi porta sopra questo giacchino, quindi diventa anche un abito trasformabile, con questi fiorellini tridimensionali realizzati di tessuto stesso. Beh, insomma, diciamo che veramente, come si dice, per tutti i gusti, è difficile Sì, non trovare qualcosa da voi, è veramente è molto difficile. difficile perché oltre a un vasto assortimento di aziende che abbiamo, delle migliori, possiamo anche apportare delle modifiche su questi abiti. E possiamo realizzare da zero oppure dalle idee che si sviluppano insieme alla sposa degli abiti ex novo, oppure si può scegliere uno degli abiti nostri, che sono degli abiti esclusivi. Sono Cioè in zona non ne irripetibili. troverete di uguali, No, ma anche assolutamente. perché noi non li replichiamo mai, quindi diamo l'esclusività sui nostri modelli marchiati Rafiva, assicurata alle nostre spose. Molto spesso quando vedo i documentari degli stilisti come, non so, Dior, Valentino, Armani, tutti sottolineano il mestiere della sarta. Perché oggi è così difficile, secondo te, trovare delle persone che si vogliano dedicare, eppure è un settore in cui c'è richiesta di lavoro? Perché non, le ragazze adesso non vogliono solo, diciamo, fare il lavoro già pronto, il disegno, ma fare il lavoro della sarta è un lavoro che porta sacrifici, che porta attenzione. Anche un mezzo centimetro, mezzo millimetro su un tessuto si nota. La parte principale è il modello, la realizzazione del modello. Una volta che tu hai fatto il modello preciso, perfetto. Una volta che vai a tagliare, poi assembli tutti. Io la verità, la prima misura sono già soddisfatta. Sì, più delle volte devo dire sì, è vero, lo Ci vuole posso un po' più di testimoniare. impegno nelle ragazze, fare un lavoro, Cioè, è un lavoro certosino, non un lavoro già diciamolo. pronto, è un Sì. lavoro che poi la voglia di imparare, che Di ultimamente. metterci tempo anche vicino Certo, ci vuole entusiasmo, molta Ci vuole pazienza. tanta pazienza perché è un lavoro proprio di precisione al massimo e poi ti deve piacere. È La cosa chiaro. più bella è fare il lavoro che ti Che ti piace e io piace. faccio il lavoro che Beh, mi come diceva piace. Confucio, fai quello che ti piace e non lavorerai neanche un Lavora è proprio giorno, la cosa più bella. Poi le soddisfazioni no? che hai Sono quando vedi un tante. vestito di sfilare che l'hai confezionato tu Eh è beh, tutta un'altra cosa. immagino, non ha No, prezzo, no, no, è insomma. una Va soddisfazione bene, oggi enorme. parliamo anche di scarpe con te, lo facciamo più tardi, perché insomma, diciamo che quale donna non ama le scarpe? Brava, tutti amiamo. Quindi vedremo delle cose eccezionali che ce le presenti più tardi. Sì. Noi adesso ovviamente vediamo quali siano i nostri prossimi ospiti. Lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta, ti ascolto, dimmi tanto come l'altra volta, facciamo pace a letto e non dentro la testa, chiunque ci sentisse in questa discussione direbbe lei cretina, ma lui che gran coglione.
quale maledetto giorno t'ho incontrato. Lo sai che se ti guardo adesso non mi piaci, ridammi le mie chiavi, dimentica i miei baci, non voglio più nemmeno toccare le coperte dove ti sei sdraiato, dove ti senti forte. Cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Pronto, mi chiami? Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo, i tuoi caffè. Portati via i fiori finti, la tua faccia, la tua gelosia. Portati lontano da me, portati via tutto questo amore che non è mai amore. Mentre brucia lenta questa sigaretta, sorrido fingo e ti accompagno sulla porta. Io nei tuoi occhi leggo scusa un'altra volta, poi la tua schiena si allontana. Queste scale, da questo astratto amore, da questo stesso male che mi fai. Che cosa c'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. È pronto, mi richiami? Il tuo sedere tondo, i tuoi caffè. Portati via i fiori finti, la tua faccia, la tua gelosia. Vai via, portati lontano da me, portati via tutto questo amore che non è mai amore. Brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. E siamo di nuovo con i nostri amici fotografi, Cristiana Falcone e Alfonso Matrella. Bentornati ragazzi. Beh, insomma, siamo venuti a trovarvi da voi e invece oggi, insomma, siamo in un'altra atmosfera e non per niente oggi parleremo di matrimoni. Allora, diciamo subito, qual è il vostro tocco distintivo? Se qualcuno dovesse dire, ecco, questa foto la riconosco perché sono foto che hanno realizzato o Cristiano o Alfonso insieme, quale potrebbe essere? Va, per cavalleria, vuoi rispondere prima ad Alfonso? Ok, facciamo rispondere prima Alfonso. Innanzitutto, buongiorno. A te. Diciamo che cerchiamo di distinguerci un po' sul mercato per il nostro tipo di reportage guidato che cerchiamo di fare con i nostri sposi. Cerchiamo di non assillarli troppo durante la giornata e fargli comunque vivere quello che è alla fine il giorno più bello, più importante per una coppia. La spontaneità, quindi, mi pare di capire, deve essere fondamentale. Principalmente sì, cerchiamo quello in una maniera anche un po' costruita. Però pur sempre lasciando ampio margine agli sposi. Quindi voi, diciamo, li guidate, tra virgolette, nel senso che gli date delle direttive, però poi loro esprimono se stessi, no, Cristiana? Assolutamente, perché se parliamo di reportage puro, ovviamente lì non facciamo nulla per inficiare o comunque per influenzare quello che è l'emozione vera.
come ha detto giustamente Alfonso, reportage guidato non vuol dire costruire le emozioni, ma dare giusto un attimino in là affinché queste emozioni possano venire fuori, insomma, che poi è un po' la nota caratteristica di tutto il vostro lavoro, non solo nella, diciamo, nel reportage matrimoniale, perché non sono servizi fotografici, quelli sono veri e propri reportage di giornate intere, che a volte c'è il prematrimonio e poi continuate, grazie a Dio, con la maternity, insomma, avremo modo anche di parlare di questo. Mi volete raccontare qualche aneddoto particolare, magari anche divertente o meno? Chiaramente evitiamo di fare nomi, non vorremmo avere querele. Inizio io? Vabbè, io ovviamente in quanto donna mi trovo spesso a dover sostenere le emozioni delle spose. Quindi... e gestire anche certi momenti di crisi, io lo so bene. Vabbè, andiamo avanti. In realtà spesso i momenti di crisi ce li hanno gli uomini, paradossalmente, perché le donne piangono nei giorni precedenti, invece sono, tranne qualche raro caso, fortissime il giorno dell'evento. Però poi ci sono anche situazioni, vedi, di emergenze pratiche, cade il velo, cade magari... gancetti che saltano. Cose, quindi non sempre abbiamo un atelier che ci segue durante il giorno, quindi io dico sempre agli sposi che noi siamo un po' gli angeli custodi del loro giorno, perché sono quelli che vedranno per tutta l'intera giornata. Effettivamente. Che partiamo da casa e fino alla torta avranno le nostre facce avanti. È vero, è vero. Tu, Alfonso, vuoi raccontarci qualcosa in particolare? No, più che altro il momento degli spostamenti. Lì trovare parcheggio. Cioè, quando dobbiamo arrivare in chiesa è sempre un terno all'otto. Vabbè, allora facciamo così, lanciamo un'idea sia per, insomma, per i parroci delle varie chiese, organizzatevi per i parcheggi, soprattutto per chi appunto deve lavorare quel giorno, perché non è che, insomma, voglio dire, chiudi la macchina e te la metti in borsetta, insomma. Vorrebbe il teletrasporto in quel caso, con tutta l'attrezzatura. Potrebbe essere un'idea. Se, ma qual è la maggiore difficoltà, a parte il parcheggio, voglio dire, non so... trovate sempre, a parte la chiesa, quando poi arrivate nelle sale ricevimenti o queste masserie, perché insomma ora i matrimoni si fanno un po' ovunque, trovate sempre persone che comprendono qual è il vostro lavoro e quindi create, come posso dire, una sorta di amalgama, una parola militare che mi piace tanto utilizzare, o a volte dovete combattere anche, insomma, con il servizio? Non ti nego che in diverse sale, in diverse situazioni, possono capitare delle incomprensioni, perché giustamente ognuno vuol portare a casa il proprio lavoro, senza capire in realtà che in quel momento siamo una squadra, siamo tutti al servizio degli sposi. E quindi può capitare qualche direttore di sala o chi per lui voglia essere molto rigido su determinate situazioni, senza comprendere in realtà il tipo di servizio che anche gli altri che fanno parte della filiera del matrimonio ingaggiati in quella giornata necessitano di determinate di fare cose, al meglio, ovviamente. Che può essere da un semplice tavolino per, non so, una stampante, o al servizio, anche per quanto riguarda le portate, che ce le fanno arrivare per ultimi. Banalmente, sì, sono piccole. Sì, ma guarda, secondo me i suggerimenti, se chi è dall'altra parte intelligente li coglie per migliorare, perché poi la differenza, Chrissy, ce lo siamo detti tante volte, è proprio la cura dei dettagli. Puoi essere bravissimo, ma se non curi il dettaglio ti perdi in un bicchiere d'acqua, e poi è il dettaglio che veramente fa la differenza. Per fortuna, almeno nella nostra zona, quando arriviamo più o meno ci conoscono, quindi sanno già le vostre esigenze, le nostre tempistiche, le nostre esigenze, quindi facilmente si riesce a trovare l'incastro. Ovvio, la mosca bianca è ovunque, così come anche ci sono fotografi che magari un po' fanno, insomma, un po' i prepotenti, diciamo così. Quindi questo lo trovi ovunque, però per fortuna si trova sempre l'incastro giusto affinché tutto funzioni sempre al meglio e con il sorriso. Beh, certo. Sempre con il sorriso non va tutto bene, chiaro. Per gli sposi non ci sono intoppi. Proprio oggi leggevo una cosa molto carina che si può sintetizzare: se non indossi un sorriso non sei mai veramente vestito. Insomma, il senso è quello. Senti, allora ragazzi, per concludere, il consiglio da dare agli sposi per viversi al meglio questa giornata fotografica.
E non solo, perché poi chiaramente fate anche le riprese. Che cosa devono fare? Oltre a respirare, fare meditazione, yoga, andare dallo psichiatra, insomma, voglio dire, sono giorni un po' particolari, no? Quelli del matrimonio. Guarda, io dico sempre, affidatevi e soprattutto non scegliete qualsiasi professionista, e non parlo proprio solo del nostro settore, ma in generale, affidatevi ai professionisti perché il professionista reale si vede come gestisce gli imprevisti della giornata, che voi magari neanche vi renderete conto ci saranno. Forse lo saprete dopo, quindi affidatevi e scegliete in base non al prezzo o a un'unica foto vista magari su un social, ma affidatevi alle persone. Una cosa bellissima. Alfonso, tu? Godersi la giornata, al resto pensiamo noi. Bellissimo. Guarda, lo spot migliore per viversi. Oggi stiamo parlando di matrimoni, però insomma, voi vi occupate a 360 gradi di tutto, ma di questo avremo modo appunto di parlare. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, che è appunto il contesto ideale per parlare di matrimoni e di diciottesimi. Che cosa avete adesso? Perché so che diciottesimi adesso sono diventati come Volano, matrimoni, è sì, sono vero? piccoli matrimoni, sono comunque quasi, manca lo sposo. Vabbè, Ma avremo sono modo di delle parlare, avremo novità e modo di viceversa. parlarne. Grazie ad Alfonso Matrella, grazie a Cristiana Grazie Falcone, noi a te. andiamo avanti con la nostra trasmissione. Giovanna, ma tu di che scarpa sei? O meglio, che scarpa sei? Io ho un mio motto segreto Vai. che porta bene. Cioè? No stress. Only stress. Fantastica! Sono Senti, io bellissima. invece, dato che mi E vedo, la a tua parte, scarpa? allora partiamo da un presupposto che dalle scarpe gioiello siamo a dei gioielli di scarpa, o È no, Ivana? È vero. vero? E beh, che vi voglio dire? Ottima scelta. È vero, secondo me Ivana lo sapeva perfettamente che avrei scelto questa. Allora, Ivana, scarpe in esclusiva per te? Sì. Almeno in questa zona. Abbiamo questo calzaturificio italiano pugliese, per la precisione, scarpe fatte a mano, di ottima qualità, ottimi materiali. Pelle, cuoio, e quindi comodissime, proprio perché fatte con dei materiali appositi, quindi sono scarpe studiate In cui il e piede sta super bene, cioè diciamo la comode. verità, noi col tacco talvolta soffriamo, però quando la scarpa è di buona qualità, perlomeno abbiamo la fortuna di avere un piede accolto, ecco. Accolto e attutito, perché ci sono delle piccole accortezze che io ho capito andando anche proprio in azienda e vedendo proprio la produzione, che non tutte le aziende hanno. E quindi ci sono delle piccole accortezze che rendono ancora più comode Ah, queste per esempio? scarpe. Ci sono dei plantari interni che attutiscono un po' ovviamente il passo e quindi il piede dal plateau o dal pavimento. Quindi è come se Una sorta di di cuscinetto. memory, no? Di Come si memory, dice. esatto. E in Certo. più diciamo, la struttura è fatta comunque con materiali di pelle vera, quindi non plastica, e quindi diventa tutto più comodo, il piede non scivola. Dobbiamo parlare del tacco? Il tacco, ci sono diverse possibilità di tacchi e affidandoci noi a questa azienda riusciamo ad accontentare un po' tutte le Esigenze. richieste. Quindi abbiamo il tacco Quello bello alto, come abbiamo visto prima, preferito da me Giovanna, no Gio? effetto tacco Gucci viene chiamato questo, quindi molto sottile, comunque è sempre un po' di plateau, quindi resta comoda, però insomma diciamo non tutti riescono comunque a A portarla, c'è da portarla, dire. Poi certo. abbiamo un tacco un po' più basso, Questa che altezza questo è sarà? 9 centimetri, Ah, in mentre questa credo un 12 12 almeno. e mezzo, sì. Ah, Poi ma allungo abbiamo assai io qua. dei tacchi ancora più comodi, quindi quadrati, ci sono possibilità di scegliere i tessuti, le lavorazioni, le applicazioni. Questo è il tacco preferito di Giovanna, più di quello di prima per via degli strass. Solo per lo stress, vero? Sì. Un altro tacco che sta andando tanto ed è molto bello è questo arrocchetto, che questo in particolare è 5 centimetri. Ah, sembra più piccolo, invece 5 5 centimetri non è poca centimetri, c'è roba, anche da 9 centimetri e mezzo e c'è anche da 3 centimetri, quindi proprio per tutte le Esigenze. esigenze, Infatti. appunto. Poi?
Poi abbiamo una delle novità di quest'anno di questa azienda, è l'applicazione appunto dei fiori, oppure delle piume, oppure dei gioielli, come in questo caso. Senti, la piuma devo dire che sarà 1 o 2 anni che va molto, Sì. anche se tu sei stata in questo precorritrice dei tempi, perché ricordo che di piume abbiamo già parlato qualche anno Sì, qualche fa, eh? anno fa ne abbiamo già parlato, sì. Quindi sei riuscita. Come, non hai la curiosità tu, Gio, di sapere come mai lei riesce sempre un passo avanti? Io credo, se posso leggere nei suoi occhi, lei è un'artista. Eh E sì. quindi ha questo lampo di genio e si vede. Io credo che Grazie. sia questo. Infatti, Grazie scarpe per le spose, mille. insomma, per i Eventi. vari eventi, ma anche una scarpa bella che possa arricchire semplicemente un outfit, no? Esatto, una scarpa bella, particolare, può arricchire anche un outfit molto semplice, tipo un tubino. È vero. Bianco o nero o di qualsiasi altro colore. Bene, mi sembra, mi hai detto delle cose bellissime, che l'azienda lavora in maniera naturale, con prodotti naturali, che i tacchi, insomma, voglio dire, si possono anche personalizzare, Esatto. no? Perché potrebbe essere un'idea anche quella di pensare alle iniziali, sai, vicino alla fibbietta, lanciamola questa idea all'azienda. Si Ma la può, cosa si è... può. Ah, vedi? Si può. Ecco, quindi poi la scarpa è proprio tua, con le tue iniziali, Sì, bellissimo, si faceva le si borse, può adesso lo facciamo fare. le scarpe. E una cosa importante, è un'azienda pugliese. Esatto, quindi viva la Puglia, E viva brava gli tu che artigiani. fai lavorare molte aziende, perché qui c'è tutto un indotto, insomma, che lavora con Sì, te e tu scegli solitamente i pugliesi. ci affidiamo di solito sì alle aziende pugliesi o comunque italiane, artigiane se possibile, perché quello Adesso ti che... faccio un omaggio. Facciamo Grazie. cantare Giovanna, una canzone è Grazie, tutta adesso per vado a te. cantare, molto Sentiamola. volentieri.
significa finalmente, finalmente possiamo farti fare gli auguri a questo straordinario posto. Quando si tratta di sorprese siamo tutti conquistati, figuriamoci quando parliamo di gastronomia. Vediamo Vincenzo Dapote alla Cruna del Lago che cosa ci ha preparato per farci sognare, come si dice, con tutti i sensi quando si tratta appunto di cibo. Vediamo. Con le nostre interviste oggi incontreremo una persona che fa un lavoro veramente speciale. Si chiama Giusy Di Gennaro e vorrei che l'intervista la conducesse di più la mia co-conduttrice, che è Giovanna. Allora, Giovanna, sì, oggi un grande piacere per te, no? Sì, io sono onoratissima, emozionatissima e felicissima di farvi entrare in un mondo molto particolare, molto spirituale. Per certi versi, dove sei inondata da colori, da simbologie e da una grande arte antica. Che è l'iconografia. Che è l'iconografia. Quindi la prima domanda che d'obbligo a Giusy è: chi è un iconografa? Ciao Giusy, ciao, benvenuta. Ciao, grazie. L'iconografa è colei che dipinge un mistero e quindi non è un quadro, e quindi ecco perché si dice icona. E chiaramente ciò che è rappresentato nell'icona è ad alto contenuto simbolico e quindi spirituale, e quindi iconografo perché è una grafia che io vado a tracciare, perché è il verbo che diventa materia, e quindi io faccio questo passaggio e realizzo quello che è invisibile, e quindi iconografa. Fantastico. Giusy, com'è nata questa tua passione per l'iconografia? Dove è nata? Dove hai studiato? Che allora, cosa è successo dentro di te? È stato un incontro con l'icona, oppure le icone hanno incontrato me, perché decisi di fare un corso, ma giusto perché volevo tenermi io un'icona. Quanti anni fa? Nel 2010 ho cominciato a Pulsano e ho realizzato un'icona. Quando poi ho capito che cosa rappresentava l'icona, la sua teologia, ho completato il corso che è durato quasi un anno e ho continuato facendo altri corsi, non ne sono uscita più. Beh, tu però fondamentalmente sei comunque artista, perché comunque tu vieni da questo percorso, no? Sì, 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 c'è un percorso artistico, però al di là di questo è una cosa anche che tutti possiamo approcciarci a questo tipo
diciamo, arte, ma anche se non hai delle caratteristiche artistiche, puoi sempre comunque avvicinarti a questa cosa, perché ci sono dei procedimenti che vengono insegnati, perché è una tecnica antica, antichissima. Che tu ancora applichi. Che ancora adesso si fa, quindi anche tutto il fascino che contiene questa, diciamo, questa tecnica. E quindi abbiamo anche pensato di iniziare una scuola di iconografia anche qui a Foggia, e quindi c'è una richiesta da parte di persone che vogliono realizzare anche un'icona, a parte la bellezza, l'importanza che ha, ma per il suo significato. Quindi in alcuni percorsi della vita ti viene voglia comunque, cioè, di avere a che fare col sacro, a una bellezza, insomma. Perché noi siamo portati alla bellezza. Sì, allora, nel nostro programma trattiamo questo argomento, che è il green, no? Giusy, le tue icone, ce le puoi descrivere? Quando, da quando arriva il tuo legno, un legno particolare che tu scegli con amore, che cosa succede? Se noi vogliamo descrivere un'icona a livello di materiali, quali sono i materiali? Beh, l'icona è particolare anche per questo, proprio perché contiene, diciamo, un canone, perché devi avere dall'inizio, dalla scelta della tavola al compimento finale, tutti i materiali naturali, tutto ciò che il creato ha a disposizione. Noi lo usiamo per veicolare questo messaggio, quindi anche quello che è contenuto sulla tavola, dipinto con la tecnica ad uovo, si dice così, ecco, tempera ad uovo. Ecco, quindi questo è fantastico, la tecnica uovo, Luisa, è una cosa incredibile. Direi che, cioè, rivoluzionare, nel senso che oggi siamo, come posso dire, più approcciamo alle cose, esattamente. Molto veloci, facili da applicare, invece no, questa è veramente... E Giusy, che tipo di legno è importante per avere una resa, allora, ottimale? Io uso il tiglio, perché il tiglio è un legno che non assorbe tanta umidità, perché altrimenti il legno subirebbe delle variazioni. Allora, la scelta è anche tecnica, quindi va valutato questo elemento. Poi va gessato con più mani e poi preparato per essere dipinto. Lavorato, per essere che dipinto. Si dice grafia? Si fa il primo, diciamo, il primo strato è la grafia. La grafia. Io passo il disegno sulla tavola e poi inizio con le campiture e con i pigmenti, perché i pigmenti vengono preparati prima, perché sono tutti derivati da minerali, animali e vegetali, quindi tutto ciò che assolutamente è green, che di questo, di questo infatti, periodo. Le pietre preziose. E infatti il blu che compone il manto del Gesù Panselinos è tutto fatto di lapislazzuli. Sono queste pietre macinate e poi unite con l'uovo, con questo medium, diciamo, che mi compone la tempera. Che ti dà quella luce, quelle velature che qualsiasi altro colore non ti dà. Senti, nel caso per esempio dell'Arcangelo Michele, no? Quest'aura, che ovviamente è un colore che ritroviamo, è in oro? Questo è oro 24 carati, con tecnica sia a bolo che a missione, sono delle tecniche, ripeto, differenti, ma sempre con oro zecchino, dove può essere lavorato con cesellatura oppure lasciato così, dove chiaramente la luce increata, che è molto simbolica nelle icone, infatti, certo, ce n'è in abbondanza. Sì, Giusy, io sono sempre incuriosita quando qualcuno ti chiede di dipingere un'icona, magari, ecco, io ho avuto l'occasione di entrare nel suo laboratorio e di vedere altre icone bellissime. Prendo l'esempio di Santa Rosalia, poi magari ci sarà probabilmente un'immagine che passerà. Santa Rosalia com'è nata? Perché non esiste proprio un'icona di Santa Rosalia. Diciamo che un'immagine dipinta, credo classica, ma non è iconografata. Si possono iconografare. Esattamente, perché questo è un messaggio fantastico. È quello, perché è un linguaggio antico, ma si può usare con quei canoni anche con i santi contemporanei. Quindi se io dico, Giusy, vorrei un crocifisso con delle simbologie,
Sì, si possono recuperare. Io credo che ne hai qualcuno che vogliamo far vedere così lo spieghiamo giusto. È un campo così vasto. Eccolo che, qua. Mi è stato chiesto in particolare. Questa è una commissione, ad esempio, sì, che è già stata venduta, attuale. Mi dispiace per i telespettatori. Potrebbe essere una nuova richiesta. Una cosa fondamentale, sono costose? Perché il lavoro. Perché comunque il lavoro ci sta dietro, se pensiamo dall'inizio della lavorazione della tavola al compimento dell'opera, anche perché poi va studiata, ci vuole un po' di tempo e quindi questo, diciamo, a parte il materiale l'oro, le pietre che vengono utilizzate, c'è anche tanto lavoro dietro, quindi infatti ha un costo chiaramente proporzionato a quello a che tutto, è il suo. A tutto il resto, però diciamo la verità, un'icona è per sempre. Anzi dura oltre. Oltre sì. infatti è un oggetto che comunque si può tramandare. Esatto. Dove sono le tue opere? E adesso sono un po' in giro, ecco. Ci stanno sia qui a Foggia, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, e poi ce l'ho a Roma e a Verona, ce ne sta qualcuna, Parma. Giussi, ma quante icone si possono, secondo la tua spiritualità, il tuo modo di pensare, di disegnare, la tua ispirazione, quante icone si possono realizzare in un anno? Tipo, tu sei dal 2010, hai iniziato, siamo nel 2022, all'incirca quante ne riesci a realizzare? Chiaramente in dipende un anno. Sempre dalla richiesta. Certo. Perché se devo dire, io da quando ho cominciato sto andando avanti solo con la richiesta. Meraviglioso. Per cui io mi sono fatta un calcolo un po' così approssimato. In un anno ne ho fatte quasi 22-23. Cioè lavori sempre, come un impiegato, diciamo, 8 ore al giorno. Praticamente ho rinunciato al mio lavoro per questo, quindi... Non mi sembrava cosa da poco. Ma è diventato il tuo lavoro, la tua professione. Sì, sì. E spero che continui. Assolutamente, ad maiora, come si direbbe in questi casi. Abbiamo già conosciuto Clizia, un'altra protagonista del nostro appuntamento. Ci ha raccontato delle cose che riguardano il mondo virtuale e non solo. Oggi sicuramente avrà altro da raccontarci e da insegnarci. Buongiorno, messaggio per le donne. Quando camminate, il gluteo, i glutei, non li dovete lasciare passivi, mosci, cioè quando fate il passo e la gamba va indietro, il gluteo si appoggia e fa... Ma a ogni passo il gluteo deve essere presente, quindi va il passo, la gamba va indietro e il gluteo fa... Capito? Questo fa sì che ci sia una tonicità, cioè dovete intostare. Facendo questo è come se fate un esercizio. Allora, presenza di spirito e di attenzione al gluteo, non lasciamo solo i glutei, perché quando camminiamo lo lasciamo solo Borello e lui sta sempre moscio, camminiamo che ci frega, no, il gluteo deve essere assolutamente tonificato durante il passo, è importante, ok? Luisa, siamo giunti alla fine di questa puntata meravigliosa, intensa, ricca di emozioni, tante cose belle. Vogliamo salutare e sicuramente vi rimandiamo le immagini che vivremo, insomma, questa sera. Molte emozioni sicuramente, anche perché tu canterai canzoni meravigliose, ci saranno tanti ospiti dell'Atelier Rafiva e vivremo ancora delle situazioni, naturalmente con Raffaella e Ivana, che dobbiamo ringraziare per l'ospitalità di oggi. Fantastico. Alla prossima. Ciao a tutti. Ci vediamo qui. Thank you.
Abbiamo finito, facciamo uscire le nostre signore. Oh, Raffaella, Ivana, Raffiva! Volete dire qualcosa? Vieni, vieni, vieni. Aspetta un attimo. Oh, che bello, sì, facciamo uscire tutte. Vuoi dire qualcosa sugli abiti? Sì, allora ovviamente questa è la collezione 2023. Tra gli abiti che avete visto ci sono degli abiti nostri, creazioni esclusive, e degli abiti delle aziende che trattiamo, di cui siamo esclusivisti. Spero che vi sia Sono meravigliosi. Piaciuto. Grazie. Io cantavo e sognavo, guardavo la bellezza non solo degli abiti, ma di queste modelle bellissime. Esatto, grazie ragazze, bellissime. Grazie, siete meravigliose, meravigliose. Veramente, veramente belle. E cosa dire ancora? Niente, vi aspettiamo se avete bisogno di abiti da sposa, da cerimonia, da Migella, da comunità. Anche questo è in vendita, io l'ho solo indossato, quindi se vi piace questo abito, l'hanno scelto loro per me, e io mi sento una principessa qui dentro, e quindi grazie. Anche vi... scusate, vieni Luisa. Guardate Luisa anche che abito fantastico. Oh, a te il microfono! Allora, che dire, ovviamente da tanti anni io accompagno Raffaella e Ivana ed è sempre una grandissima emozione, perché qui si respira un'energia particolare, l'ho detto anche oggi durante la registrazione del programma, che sono felice o meno, io qua devo venire per forza a prendere il caffè, a fare due chiacchiere, a sfogarmi, a confrontarmi, perché è importante il confronto, e quindi ci tenevo che sia loro conoscessero un'energia incredibile come quella di Giovanna e che Giovanna avesse il piacere di sentirsi, come ha detto, principessa. Lei che poi è abituata ai palcoscenici e quindi a vestiti straordinari, però devo dire insomma che è stata un'emozione enorme. Allora, Raffaele, non ho ancora detto niente, com'è? Come mai? No, un'emozione tua la voglio sentire, perché stamattina durante l'intervista eri un po' più, diciamo così, un po' sulle tue. Sono felice di come è andata, le ragazze sono bellissime, per il resto tutto ok. Beh, speriamo che siano minimo altri 15 anni al quadrato, ma al quadrato. Tutti insieme tanti auguri. Sì, allora facciamolo questo, dai. Siete questa, okay. Questa è lo materia canti. Tua. In italiano o in inglese? In italiano. In inglese, allora lo cantiamo un po' in italiano. Alla Marilyn, oh, sorry, take off the music please. Siete pronti? Lo faccio la Marilyn. Voi lo cantate sottovoce con me. Siete pronti per loro due? Happy birthday to you. Tic 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 tic. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Raffiva. Insieme a me. Happy birthday to you.